E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, siamo sempre su 7 Day to Die, sono sempre Mujahideen, sono sempre qui, siamo sempre a Gravetown, su questo tetto di questo palazzo sgangheratissimo. Ci siamo rifugiati qui per... Cos'è? Sento dei rumori strani. Sperando che non ci vedano, anche se... Diciamo, se il falò, secondo me, non è che giova molto alla nostra, diciamo così, mimetizzazione, insomma. Non so. Oh, cazzo! Sono sceso e è già morto uno qua. Volevo mettere i chiodonzoli. Oh, cazzo! Oh! Vaffanculo, eh! No, con questo no. Si spara con questo, ok. E la miseria! Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Ok. E vedo che le cose sono già belle movimentate. A quanto pare la cosa brutta è che non abbiamo altre... Questo non ci voleva! Mizzica, raga! Ecco, dobbiamo caricare e faremo una fine di merda. Lo sapevo, perché si carica sempre nel momento più sbagliato. E in tutto, come nei film horror, è sempre stato così. Ok. Credo che qui, ragazzi, siamo messi di merda. Dobbiamo cercare di fare altri... Un po' di wood spikes qua, perché sennò finiamo veramente, ma veramente, ma veramente male. Shepherd stick, voglio fare gli shepherd stick. Ok. Oh merda, chi è questo? Porca trota, porca trota. Mi ha dato un ceffone, ragazzi, ancora sento che mi rimbomba la testa. Porca miseria, wood spikes, ok, vai a pala, wood spike, vai a pala 33, va bene. Vediamo se mi fanno la possibilità di fare il mio lavoro questi qua. Niente, rompono le palle in una maniera incredibile. Ok, vi sistemo io per le feste. Allora, mettiamo un po'. Almeno si indeboliscono, dico, almeno li rallentiamo. Non dico che moriranno, ma almeno li rallentiamo un pochino queste teste di cazzo. Ok, vediamo un po'. Sì, appizzatevi nel culo con questa roba che fa molto bene, Fa bene alla salute. Wood spikes per tutti. E guarda quello come gira cercando di... Furbo, molto furbo, va bene. Diciamo che la nostra... Non vinceranno mai questa guerra questi stupidi zombie. Perché? Perché sono stupidi. E questo è l'unico vantaggio. Però sono tanti, loro... È incredibile. E sono così curioso, ragazzi, di trovare questo diario del paziente zero, ragazzi. È una cosa che mi ingrifa tantissimo. Sapere che sotto questa città, da qualche parte, c'è un laboratorio segreto. Chissà come sarà strutturato, come sarà fatto, praticamente dove c'è ancora il paziente zero. Il paziente zero, vi ricordo, è la persona che ha dato via a questo virus che ha devastato il mondo. Portandolo purtroppo alle condizioni in cui siamo messi, insomma, rifugiati su questo cazzo di tetto. Sono due proiettili, vedete, non so se... Io non ricarico come mi avete insegnato, ragazzi, però due colpi, ne ammazzo due e poi gli altri mi ammazzeranno di botte, non è... Forse è meglio perderne due, vi chiedo. Però questa storia del ricaricare non doveva perdere i proiettili, secondo me, cioè... Ah, ma io qui ce li ho, ragazzi! Cavolo, che banana! Che banana! Le avevo recuperati, probabilmente. Ah, non è male allora la cosa, dai, dai. Allora, facciamo così. Questo lo mettiamo qui. Shepherd stick. Poi vorrei mangiare per adesso un pochino. Allora, usiamo questi per liberare spazio. 4. E poi un poco di acqua minerale mi servirebbe. Grazie, un po' di acqua minerale. Vi ringrazio. Il bazucone ce l'ho, Appena sale uno... No, non a corto raggio, se no facciamo una fine incredibilmente brutta. Ok. Oh cazzo! C'è un'ape dietro di noi, figlia di puttana! Porca trota! È andata giù! È andata giù! L'ho presa, ragazzi! Non l'ho neanche visto. Penso di aver sparato dove sentivo il ronzio. Spero di averla presa, che non esce da qualche altra parte. Ragazzi, un solo colpo. Allora, non vi offendete, però... A questo punto io, che dite, ricarico? No, io vi sto a sentire. No, non arriva lì giù. Non arriva lì giù. Oh, non dovevo farlo! Guardate, si sono incavolati. Però aspettate, Adesso vi regalo da Mujahideen con affetto! Sì, avevate ragione, raga, che bello, bellissimo! Vai! Voi, raga, prendete ste supposte, va! Ve le manda con tanto amore Mugia! Cos'è? Non salite più, teste di cazzo? Vi siete cagati addosso? Oh merda, sto scherzando. Oh merda. Oh,
facendo lo stronzo. Abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito di giocare con il nostro bubettone. Però ne abbiamo triturati un po'. Ma che bella questa città, Gravetown. Dobbiamo andare a vedere anche quel palazzo lì. Questo qui. E poi ce n'era uno molto particolare. Quello lì, nelle vicinanze lì. Non so, sembra. Sembra. Non è che magari sotto c'è il laboratorio segreto. Io mi divertirei. Chi è? Ma chi è che fa sto casino? Disgraziati. Va bene, ragazzi, per il momento credo di essere al sicuro, quindi io staccherei per un momentino. Non cambiate canale, non vi permettete di lasciarmi qui in questo casino da solo. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. Seguitemi sempre. E praticamente ci vediamo fra un pochino. Sono siamo al quinto giorno, ragazzi. Siamo sopravvissuti. Yahoo! Al quinto giorno su 7 Day to Die con Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono quasi l'una di notte. Ragazzi, rimanete qui, non cambiate canale. Mi raccomando, mi raccomando. Oddio, cos'è? Cos'è? Oh cavolo, un altro mettone! Presa al volo questa volta, Ci vediamo fra un pochino, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi. Intanto, c'è stato un attacco da parte di zombie che saltellano sulle mie punte. Ma vedo che l'intelligenza ci permetterà di sopravvivere, perché queste banane stanno soccombendo come delle quantomeno si stanno però sono resistenti, si stanno facendo molto male. Si stanno facendo molto male. Vediamo se possiamo sostituirli. No, non me li mette, perché ci sono questi corpi. Dobbiamo aspettare che spariscono questi corpi, insomma. Nel frattempo sono le 2:26, ci sono stati vari attacchi, insomma, tra... Però diciamo stiamo tenendo bene, perché ci siamo rifugiati qui su e credo che sia stata un'ottima idea. Di sotto c'è un movimento incredibile di non morti, di zombie affamati, che vogliono la nostra carne, ma noi gliela daremo, ci opporremo. Ci resisteremo e sopravviveremo. Ciao bello, buongiorno. Salta, salta. Non voglio sprecare neanche un colpo, brutta banana. Mi stai sfondando tutto però, Dai, vaffanculo. Ok, morto. Benissimo, adesso possiamo mettere gli altri wood spike. Vediamo un po' se riusciamo a metterli. Ecco, uno qui, uno qui, uno lì, uno qui e uno. Qui non me lo fa mettere perché c'è il corpo di questo tipo qua. Va bene, però ne abbiamo ancora altri 4. Abbiamo altro legno. Sono contento che il fuoco da campo siamo riusciti a farlo, è una cosa per me importante, sembra una cazzata ma per me è importante perché mi fa compagnia, perché è da tradizione, come dico sempre, è da tradizione, ragazzi, fare questo. Sì, pieno di mostri, però speriamo, ci vediamo fra un altro pochino, ragazzi, sono le 3, speriamo di, non vedo l'ora che sorga il sole. E siamo sempre qui, ragazzi, bentornati, siamo, ma chi è? Guardate questo, spider zombie, è salito addirittura sull'albero che voleva prendermi. Vaffanculo. Oh, merda, stanno arrivando. Addirittura guardate lì, voleva raggiungermi questa banana cercando di... Incredibile, ragazzi, veramente, questi sono affamati questi. Disgraziati ed affamati, ma noi sopravviveremo. Spero. Lo spero, insomma. Li vedo, ne corrono a bizzeffe. Veramente tanti sono. Tra l'altro io qui ho un mitragliatore, ma non ho nella barra degli strumenti. Mettiamo almeno due caricatori, va. Non ho un mitragliatore. Non c'ho i caricatori e il mitragliatore, volevo dire, quindi. Adesso li ho messi. Guardate questo! Questo si sta inventando una strada alternativa, ma vi rendete conto? Se sale qui salgono tutti però, Forse è meglio mettere qualcosa. Ecco, c'è un bel regalino qua. Vieni, vieni. Oh merda, nel frattempo è arrivata un'altra qua. Mamma quanto sei brutta, veramente brutta sei. Allora, mettiamocene giusto uno. Ok. Facciamo diventare sempre Shepherd Stick. Oh cazzo. Ok, è morto. Funzionano bene questi affari, ragazzi. Funzionano, stanno funzionando bene. Solo che, sinceramente, ecco, facciamone altre 15, benissimo. Il legno a questo punto direi è veramente importante, ragazzi. Qua ti può veramente fare la differenza e salvarti il deretano. Perché la situazione è bella tosta. Ringraziando il Dio.
Vediamo un attimino. Sono le 4:40, ragazzi. Sono contentissimo che siamo praticamente... Siamo quasi vicino all'alba. Sarà un casino dopo scendere perché vedo molti cani. I cani, a differenza, ecco perché il gameplay è cambiato e mi piace tanto. I cani in sostanza corrono anche di giorno, ti attaccano e ti smaciullano, quindi dobbiamo stare veramente molto molto attenti. Ancora continuano i... per terra, ti sanno di morire, ma preferiscono per mangiarti, vogliono proprio... bravi, morite. Mamma mia, si è allodato il Wood Spike. Nel frattempo dobbiamo mangiare qualcosina. E ci beviamo anche un po' d'acqua. Alla faccia vostra. Brindo con i miei spider zombie eliminato da uno spider zombie. Boh, si picchiano tra loro. Boh, non lo so. Sono dei impazziti. Sono le 5:12. Ok. Vediamo un attimino. Qua abbiamo fatto delle stragi. Questi chiodoni qua hanno veramente... Dopo, sinceramente, vorrei prendere tutti i Wood Spikes da capo, come mi hanno suggerito sul canale. Fantastici, ragazzi. È inutile sprecarli e lasciarli qui, ma magari me li porto dietro, anche se ne ho già 11 in saccoccia, diciamo così. E nel frattempo, ragazzi, sono le 6 del mattino del quinto giorno, ragazzi. Quinto giorno, 6 del mattino, sono contento, siamo vivi, siamo ancora vivi. Siamo... sembra che funzioni il fatto di trovare un posto alto e... e praticamente riusciamo a sopravvivere, insomma, se riusciamo a chiudere il più possibile tutte le vie d'accesso, insomma. Anche se sinceramente è migliorabile l'intelligenza degli spider zombie, perché su questa facciata io non riesco a vedere, però se no casco di sotto. Ma potevano evidentemente salire, perché non è rotta così. Se è una facciata liscia potevano salire e arrivare fino in su, perché non l'hanno fatto? Prima ne avevo ammazzato uno che era salito, l'idiota era salito sul tronco, ma se fosse salito qui sarebbe salito in su. Sinceramente qualche cosina, diciamo, si può ancora migliorare, ma ricordo che comunque è una versione alfa, non si può assolutamente criticare. Ricordo che tanto tempo fa, quando io ero ragazzo, quindi nel 1800, le versioni alfa erano versioni da programmatore, cioè non erano commercializzabili, nel senso non esisteva che si chiedevano soldi per giocare la versione alfa, perché era chiusa al pubblico, era assolutamente chiusa al pubblico. Invece adesso con Kickstarter, tutti questi diciamo così, siti particolari che incentivano l'interesse delle persone, hanno cambiato radicalmente tutto, perché adesso io il gioco lo faccio, ma solo se le persone sono interessate. Quindi, diciamo, tu alla fine ti troverai con un prodotto che decidi insieme all'utenza, ed è questa è una cosa fantastica, secondo me è veramente un grande passo avanti per diciamo così, che quando lo vai a vendere alla fine non è che... Eccoci, ne scendiamo di qua, zitti zitti, io sento un casino, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare molto attenti perché non so quanti ce ne siano. Merda, no. Wow, sto caricando, ragazzi. Ma perché si erano incazzati verso... Cosa c'è qua dentro? Scusate, mi fate preoccupare. Che cazzo c'è qua dentro che spaccavate tutto? Come vedete, l'intelligenza artificiale, secondo me, come dicevo prima, neanche a farla apposta, è un pochino da migliorare, perché... Forse... non lo so, io ero super, loro... Visto le prime luci del sole, ragazzi, le prime luci del sole, sono veramente felice, sono veramente felice. Possiamo scendere da questo inferno, ci siamo nascosti su questo palazzone. Dobbiamo stare molto attenti ai cani, perché... Ecco uno spider zombie, due... Ce ne sono un po', Oh cazzo, scusa, ma tu non lo sai che non puoi correre perché è giorno? Mi hai fatto venire un infarto quasi, imbecille. Oh, che... Questi, mai visto? Andiamo per ammazzarne due colpi, ragazzi. Cioè, non si è mai visto nella vita di uno... Oh, cavolo. Oh, cavolo. Oh, no! Ma perché si deve caricare quando... Io lo odio. Io non sto caricando più, ma è una difficoltà incredibile. Preso! Buono. Miseria, quanti ce n'erano, ragazzi. Ok, questo non è che ci lascia qualche... tutti questi super
gli special zoom, come dire. Dovrebbero. Oh cazzo, guardate chi c'è, il figlio di puttana. No, non mi dai il naso, bastardo. Ok, non mi hai visto proprio, coglione. Sei un ciccione grassone, orribile sei, veramente orribile. Questo, ragazzi, fantastico. Visitiamola e poi dobbiamo. Che bello, dai, dov'è questo libro? Questo diario. Che bello, questa deve essere un'altra casa. Molto carina, veramente. Ma è molto scoperta. Qui è carina, ma facciamo la fine della soppressata qua. Ancora altri zombie. È pieno, ragazzi. È pieno, è proprio veramente. Oh. Niente. È pieno veramente, pieno veramente. Grave Town offre tante possibilità, tante case. Cioè, è una cosa impressionante. Io credo di essermi letteralmente perso, smarrito qui, perché è allucinante, ci sono tantissime case, non so. Poi la cosa brutta è che sembrano quasi tutte uguali, però poi alla fine. No, non è stata toccata, quindi non ci siamo mai stati qua. Sembrano tutte uguali, ma non lo sono. Cioè, allucinante, ragazzi. Una difficoltà estrema. Ok, andiamo di qua, andiamo di là, perché ho visto che c'è. Ecco qua. Piume, piume, piume. Io voglio la mia. La mia balestra, mi piacerebbe tantissimo. Andiamo dall'altra parte. Ok, ok. Opla. Ho visto che c'era della roba qui. Bene, roba da mangiare che non fa mai male. Una cassaforte nascosta, guardate dove cavolo l'avevano messa. Una pistola e dei caricatori. Tanti caricatori, direi. Una pistola, poi possiamo anche ripararla. Ce l'ho, sì. Benissimo, scendiamo di qui. Sperando di non spezzarmi l'osso del collo. Ok. Benissimo, ragazzi. Io direi che per adesso, ragazzi, ci fermiamo qui. E Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia sempre per essere stati qui con me. Continueremo a esplorare questa città, che ormai ci abbiamo fatto 2-3 puntate, ma è veramente enorme, ragazzi. Dobbiamo spolparcela per bene se vogliamo trovare questo benedetto diario che ci condurrà al paziente zero nel laboratorio segreto. Aspetta, vediamo qua, non è che c'è. No. Ok, ragazzi, va bene, con questo è tutto. Quindi vi saluto. A presto.